Ciao ragazzi, nuovissimo video. Questo pacchetto l'avete visto sicuramente nel video dell'unboxing dei PC di Nintendo 2. Ragazzi, cos'è? Wipeout in the Zone, ragazzi. È un gioco uscito per Kinect che praticamente è di Wipeout, lo sport della TV praticamente nuovo, comprato in eBay da un venditore americano statunitense. Infatti c'è stato un bel po'. E ragazzi, cos'è? È un gioco di praticamente uno sport dove si salta, si evitano gli ostacoli. Molto divertente, ragazzi. Molto, ma molto divertente. Divertente da guardare e io penso da giocare. Qualcosa di pazzesco, made in USA, praticamente un gioco tutto americano, è uno sport tutto degli Stati Uniti d'America, penso che dovrebbe partire, ci sono dei blocchi, ma praticamente ragazzi ho visto un gameplay di un ragazzo statunitense perché questo non è stato rilasciato in Italia, cioè se lo volete lo potete comprare solo negli store ufficiali come eBay e Amazon. E praticamente ti trovano questo gioco dai venditori statunitensi perché è uscito solo negli Stati Uniti d'America. Infatti è tutto in inglese, solo in inglese. Si può giocare da 1 a 4 giocatori, ragazzi. Allora, praticamente, ragazzi, cosa c'è da dire? Praticamente, guardate, io ho visto un gameplay dove c'era la prima parte, ma la prima parte era bellissima. Ma poi, ragazzi, c'è questa parte dove deve sta tendo seccati, questa qua dove girano. Questa mi sembra la parte finale. Se poi qua possiamo vedere, questo praticamente andava su K2O tutte le notte, tutte le notti, scusate. Su K2O c'era Wipeout, ma le risate, ragazzi, tradotto in italiano. Per ora su K2O le serate, non so che serate stanno facendo, c'era la seratissima Wipeout e poi la seratissima i Robinson e la seratissima Tre cuori in affitto, pazzesco ragazzi. Queste seratissime me le ricordo, è stato 1 o 2 anni fa. E questo è il gioco di Wipeout, dove andava anche questo nelle seratissime, ma le risate che uno si faceva erano tremendi. Praticamente il mare, periodo di Natale, perché era in onda se non sbaglio dicembre, novembre, dicembre, a dicembre sicuro, gennaio. Cioè, Natale, bello vedere quelle piscine, quei voli, era fantastico, ragazzi. Poi vediamo, questa era tutta l'arena dove dovevano saltare, non cadere, guarda, tutta la piscina. Ragazzi, praticamente è fatto in fedeltà e ricopiato proprio tutti i minigiochi, ragazzi. Wipeout, io ve lo consiglio e noi ci vediamo in un prossimo video. Comunque, fra poco vi farò, non so se farvi una dettagliata sui preordini, ve lo metto sì, nel sito ve li metto i miei preordini e ve li metto anche su YouTube, dai ragazzi, vi farò vedere tutti i miei preordini aggiornati, saranno aggiornati ogni mese, se poi giustamente aggiungo altri titoli su preordine. Comunque ho preordinato un gioco su Amazon, vi dico cosa. No, ho preordinato, ho acquistato un gioco su Amazon già uscito, l'ho ripreso che lo volevo tantissimo, però per questione di soldi giustamente, perché sto acquistando piano piano, cioè ragazzi, metto i soldi da parte e acquisto piano piano. Per esempio questa memoria RAM è da tanto tempo che la devo prendere per i PC che sto facendo, giustamente era il pezzo più costoso, poi è finito. Poi c'è l'hard disk che tra poco porterò l'unboxing, che ancora lo devo acquistare perché però non ho soldi. Questo è il pezzo più costoso, ragazzi, la RAM, che è un pezzo più fondamentale del PC. E praticamente l'ho acquistato solo ora, è da tanto tempo che ce l'ho in lista. Sono con Amazon Prime, ci arrivano subito, è da tanto tempo che devo acquistare sta RAM. Piano piano faccio tutto. Domani sicuramente monterò l'acquario per tutti i fan degli acquari. Finalmente monterò l'acquario. È da mesi che aspetto pezzi e quant'altro. Compro pezzi, compro quello, compro quell'altro che sono necessari per l'acquario. Praticamente
Praticamente sto aspettando solo questo, poi nulla, ragazzi. Poi nulla. Sto aspettando solo questo e adesso piano piano sto facendo il tutto. Tra poco, perciò vi dirò tutto il tutti i miei preordini. Comunque, Los Angeles. Stavo vedendo questa scritta Los Angeles, un bellissimo gioco, vediamo se domani che gioco porteremo. Ciao ragazzi, ci vediamo all'appuntamento domani, speriamo con un bellissimo gioco. Ciao ragazzi.